Hanno fatto ballare, divertire, emozionare per oltre 2 ore un pubblico numeroso e composto da appassionati di musica di tutte le età. E poco male se i capricci di Giove e Pluvio hanno complicato un po' le ore precedenti l'esibizione, perché il talento, la preparazione e l'energia trasmesse sabato sera dall'orchestra pop sinfonica Fammi Fare sono arrivate dritte al cuore delle centinaia di persone che hanno gremito il Teatro Mediterraneo di Biceglie. Sesta edizione semplicemente da incorniciare per note di mezza estate, appuntamento tra i più attesi del cartellone di Estate in Blu 2024 e che da anni rappresenta una tappa fondamentale per l'attività della Giovane Ensemble, composta interamente da laureati e laureandi presso i conservatori di Puglia, affermatasi nel corso degli anni anche oltre i confini della BAT. Ogni anno un'emozione diversa, sempre nuova, anche perché noi sperimentiamo, proviamo e ogni anno rinnoviamo il repertorio, quindi per noi c'è sempre voglia di fare cose nuove, di andare avanti e di crescere. Noi sperimentiamo cose nuove, ma soprattutto quest'anno abbiamo voluto allargare il nostro organico, valorizzando soprattutto gli archi, inserendo una sezione di viole, una sezione di contrabbassi e soprattutto dando tanto valore a questi strumenti che sono bellissimi, ma all'interno di un'orchestra sinfonica c'è bisogno di tante persone. Ecco. Impreziosito dalle evoluzioni delle ballerine della New Dance Academy dirette da Iole De Feudis, il concerto ha condotto la platea in un affascinante viaggio tra alcuni degli straordinari interpreti della scena italiana, come Lucio Dalla e Mango, giungendo fino a Fiorella Mannoia, Giorgia, Zucchero e Mia Martini. È proprio in coda alla celebre Almeno tu nell'universo dell'indimenticabile cantautrice calabrese si è vissuto uno dei momenti più emozionanti e inattesi della serata, con la proposta di matrimonio del corista Marco nei confronti della sua Adriana, apprezzata solista di Fammi Fare. Tutto quello che vediamo stasera qui è frutto di idee di Domenico che ovviamente vengono sostenute da noi direttivo e da tutti i soci. E in effetti anche la figura di Domenico stasera rappresenta un direttore d'orchestra, però per Fammi Fare è molto di più di un direttore d'orchestra. Pianista e vicepresidente dell'associazione Fammi Fare, Letizia Cosmai evidenzia i principali elementi dei quali trae linfa il progetto della realtà musicale bicegliese. È un percorso fatto sicuramente di sacrifici, perché comunque Fammi Fare viene dopo una giornata intensa di lavoro, dopo una giornata intensa di studio, però nel momento in cui si arriva qui, nel momento in cui diamo vita alle semplici note che sono scritte su quello spartito, ci rendiamo conto delle emozioni che proviamo e della determinazione che proviamo non solo individuale ma anche nel cercare di rendere Fammi Fare un'orchestra a tutti gli effetti. All'evento è intervenuto anche il sindaco di Biceglie, Angelo Antonio Angarano. Uno degli eventi più belli, quello a cui uno tra i quali sono più affezionato proprio perché è cresciuto negli ultimi 5 anni, e vedere questi giovani talenti bicegliesi spiccare il volo è una bella soddisfazione, sono diventati davvero in gamba e ovviamente il successo di pubblico testimonia ormai il livello che hanno raggiunto.